Si fa presto a dire olio Evo, ma evidentemente, visto che qui accanto a me ci sono le 5 premiate più uno del Galà dell'Olio, voglio capire un po' da nord a sud qual è la particolarità proprio dell'olio che vi ha portato oggi ad essere qui vincitrice. Allora, qual è la particolarità del tuo... In Italia abbiamo più di 600 cultivar, tu considera che da questi si fanno anche tanti monovarietali. La particolarità, io dalla Sardegna porto la Semidana, porto un blend, una DOP Sardegna certificata, che certifica appunto che in quella bottiglia abbiamo Semidana, abbiamo Tonda di Cagliari, Nera di Villacidro e Bosana, diversissimo da tutti gli altri oli che si producono nelle altre regioni. Questa è la particolarità. Questa particolarità negli anni ci ha portato a ottenere grandi risultati a livello nazionale e internazionale, e quindi tutte quante siamo premiate per le nostre particolarità e quello che abbiamo dato al mondo dell'olio extravergine d'oliva. Che avete dato anche dando, posso dire, la vostra vita, perché so che alcune di voi hanno addirittura cambiato proprio scenario di vita, se non sbaglio proprio lei, e hai abbandonato i tuoi studi per prendere in mano un'azienda che evidentemente era appunto qualcosa che ti legava all'identità familiare anche. Sì, perché le mie origini, io sono nata e cresciuta a Verona, le mie origini sono sicule sarde e ho acquistato il terreno, non l'ho ereditato e ho avuto il coraggio a 35 anni di lasciare il posto fisso di lavoro, partire da zero, mettermi in questo bellissimo mondo e dare tutta me stessa per produrre qualità, perché dietro a tutto questo successo c'è un lavoro costante, duro, non si vede sempre dietro, perché alla fine si vede una bottiglia in tavola, però dietro c'è veramente un sacrificio per noi donne che viene fatto volentieri, ma a livello fisico è veramente duro, perché noi ci vedete col trucco parrucco e tacchi, ma sul campo siamo col trattore. Sul campo col trattore, però stasera siete bellissime e io appunto vi chiedo, la vita fatta anche di sacrifici? Abbastanza, sì, i sacrifici sono tanti perché lavorare intanto in agricoltura non è facile, siamo sottoposti a molto stress, nel mio caso in particolare io vengo dalla Calabria e ho un'azienda di circa 300 ettari con 30.000 piante di cui prenderci cura, quindi è tanto, è un lavoro che dura tanti mesi, praticamente dura tutto l'anno, 365 giorni l'anno, quindi non ci si ferma mai e i sacrifici sono davvero tanti, sì. Quindi meglio sempre la qualità della quantità. Sicuramente, per qualsiasi cosa, non solo per l'olio extravergine di oliva, ma visto che è stato sempre un prodotto comunque considerato una commodity, un olio vale l'altro, non è proprio così. E noi siamo qui tutte cinque, tutte sei per dimostrarlo, per diffonderlo naturalmente. Io infatti l'ho voluto fare anche in un modo diverso, un po' rompendo gli schemi. Sono siciliana, ho un'azienda in Sicilia, nella Sicilia occidentale, e ho chiamato, insomma, l'ho vestito a festa il mio olio con una bella bottiglia in brace, ed è una Nocellara del Belice, che è una cultivar storica, tradizionale, proprio siciliana di quella zona, e ho voluto dare un nome particolare, cercarlo, per cercare di trasmettere attraverso quel simbolo, a quel nome, tutto quello che voleva abbracciare questo prodotto di eccellenza, l'olio extravergine di oliva. E embrace significa l'abbraccio a nuovi stili di vita, all'evoluzione, all'innovazione, alle sfide. E non per ultima come produttrice, poi mi sposterò sulla sesta, la pugliese, perché in Puglia abbiamo tante imprese, tutte al femminile, stiamo parlando di valore alle donne, però questo non deve essere un luogo comune, perché comunque dietro ogni lavoro, dietro ogni premio come quello che a lei è in mano, c'è tanto lavoro. Sì, infatti. Allora, la cultivar tipica del nostro territorio è la cultivar coratina ed è quella, insomma, è la nostra passione, insomma, un fruttato intenso, da un equilibrio nell'amore piccante, ecco, che procura delle emozioni, e così io mi sono innamorata attraverso la coratina. Mi è piaciuto, ecco, appassionarmi al racconto, a ciò che c'è dietro la bottiglia effettivamente, perché è quello, è la chiave anche di volta
per vedere oggi un prodotto di qualità. Dietro un racconto c'è il sacrificio, c'è l'impegno, e anche perché no, se c'è una bella produzione fatta di qualità viene apprezzata proprio per questo. Quindi ecco, questo che il messaggio che io trasferisco è questo: usciamo dalle consuetudini che sono quelle che da sempre sono state il motore di questo rallentamento per la qualità, e andiamo sull'innovazione. Con l'innovazione abbiamo un prodotto che procura tante emozioni, conosciamolo, questo è il nostro lavoro. Allora, loro sono le 5 premiati con la Foglia d'Oro 2013, però come vi ho accennato all'inizio c'è un più uno. Questo più uno è dedicato a chi ha il compito proprio di comunicare la grandezza di un comparto, quello olivicolo, che sa trasferire tante, io parlo di emozioni perché comunque parliamo di emozioni di ogni singolo territorio che abbiamo raccontato qui. Certamente, l'Italia è meravigliosa proprio perché non parliamo di olio extravergine di oliva, ma di tanti oli, ognuno diverso dall'altro, tante quante sono le varietà che appunto lo rappresentano. E io, questo premio per me è un grande privilegio, ma è anche appunto un impegno a continuare in questo lavoro di promozione e del valore proprio che c'è in ogni bottiglia di olio, che non è soltanto l'assaggio, il piacere dell'assaggio, ma c'è appunto tutte queste storie che abbiamo sentito fino adesso, ma c'è anche proprio l'attenzione alla bellezza, al paesaggio, al benessere, che poi alla fine riguarda tutti quanti. E in questo momento di crisi del mercato, del settore, un po' anche una crisi strutturale con la tendenza all'abbandono, dobbiamo essere sempre attenti appunto a scegliere oli extravergini di qualità che premiano i produttori che restano, che decidono proprio di investire nell'innovazione, come è stato detto, per far conoscere la nostra eccellenza nel mondo, ma anche e soprattutto in Italia. Allora, io non ho un premio in mano, loro vedete hanno le foglie, le ho l'ulivo, io vi chiedo gentilmente di mostrare davanti alle telecamere. Io alzo il mio microfono.